Dove sono? Dove sono? Questa è la mia vecchia, il signor Thomas Toll, e questa è la mia nuova. Ciao a tutti ed eccomi qui a presentarvi la mia nuova mountain bike da cross country Stall M2 World Cup. In molti mi avete chiesto perché mai cambiare una bici solo dopo 2 anni ed altri sono rimasti sorpresi dal fatto che abbia optato nuovamente per una Stall. Perché Stall? Personalmente prediligo marchi che non sono mainstream come i blasonati Scott, Specialized, Cannondale, Trek e così via. Tutti assolutamente ottimi prodotti, nulla da dire. Però sono più attratto dai marchi di nicchia, poco conosciuti e che offrono prodotti di qualità eccelsa. Quei marchi che hanno storie da raccontare e che quando entri nella loro sede respiri quell'euforica passione generata dall'orgoglio del loro prodotto. Questa bici è un pezzo d'artigianato. Mi piace il marchio, come viene gestito e la filosofia che c'è dietro. Thomas Toll è un ex mountain biker professionista che offre poche bici, ma di altissima qualità. Il telaio in carbonio è prodotto in Europa, più precisamente in Germania, e l'assemblaggio delle bici viene fatto in Svizzera, nella sede principale di Stoll. Quindi nulla viene prodotto in Asia, quindi è un prodotto completamente europeo. Perché sono passato dalla M1 alla M2? Perché la M2 è una mountain bike completamente diversa dalla M1. La politica di Stoll non è quella di produrre nuovi modelli ogni anno. La M1 era da un po' sul mercato e la M2 ha delle geometrie completamente diverse dalla M1. In taglia S il reach è più lungo di 7 mm, lo stack è più alto di 16 mm, l'angolo sterzo è più aperto di 1 grado, tubo superiore è più lungo di 5 mm, angolo sella da 73.75 si passa a 75.5 gradi, quindi un angolo più verticale. E per ultimo l'interasse è più lungo di 12 mm. Si potrebbe pensare che qualche millimetro in più di lunghezza o un grado in meno di angolo sterzo non facciano alcuna differenza. In effetti questi dettagli risulterebbero poco rilevanti se osate fare un giro settimanale di pochi chilometri in collina. Ma non lo è affatto se partecipate a gare marathon, dove passate parecchie ore in sella o siete dei grandi macinatori di chilometri. Un angolo sterzo più aperto di 1 grado vi farà andare più veloce in discesa, una bici più lunga risulterà più stabile e un angolo sella più verticale vi faciliterà le scalate. Insomma, è tutto un altro andare. Un altro punto che mi ha fatto optare per rimanere sul marchio Stoll è che Stoll offre la possibilità di ritirare l'usato. Quindi ha ripreso la mia M1 riducendomi notevolmente il prezzo della M2. Un'altra riduzione del prezzo è stato possibile in quanto ho trasferito mozzi e ruote dalla M1 alla M2, quindi le ruote sono le stesse Duke Lucky Jack in carbonio con mozzi Newman. Altro punto decisionale per cui ho deciso di cambiare la bici è che dopo la Four Islands la M1 avrebbe avuto bisogno di una revisione per levare polvere e sporco accumulato durante la corsa. Quindi ho preferito non spendere soldi per il servizio, riconsegnare il mezzo e prenderne uno fresco. Come sempre, portato a termine un obiettivo, ho sempre bisogno di crearne di nuovi. L'obiettivo per il prossimo anno è già stato identificato e discusso con Pierre. Se andrà in porto, sarà una cosa veramente grossa ed importante. Ad occhio e croce, 3 volte più impegnativa della Four Islands. Visto che la preparazione richiederà parecchio in termini di tempo e energia, l'acquisto di questo nuovo gioiellino mi darà quel pizzico di motivazione in più per raggiungere l'obiettivo al meglio. I componenti. La Stoll M2 può essere acquistata in 3 configurazioni diverse, Silver, Gold e Platinum. Se per la M1 avevo scelto il modello più economico, con la M2 ho scelto la configurazione Platinum, risparmiando sul prezzo per via del ritiro dell'usato e per il fatto che ho utilizzato le mie ruote in carbonio.
I componenti montati però sono tutt'altra cosa rispetto alla M1, a partire dai freni che passo dal modello Shimano XT a XTR, a mio avviso i migliori in assoluto. Come forcella e sospensione abbandono Fox e passo a RockShox, perché attualmente la forcella SID SAL Ultimate da 100 mm di escursione insieme all'ammortizzatore SID Lux risultano essere l'opzione più leggera attualmente sul mercato. Come trasmissione sono passato dallo SRAM Eagle X1 alla trasmissione elettronica XX1 AXS con cassetta 1052. Utilizzare una trasmissione elettronica è tutto un altro andare, a partire dalla app che vi consente di configurare il sistema a vostro piacimento, alla gestione delle batterie fino alla connessione con il Garmin 530, con tutte le informazioni relative alla trasmissione messi a display. Tutto questo meriterà un video dedicato che andrò a proporvi più avanti. La guarnitura è sempre da 32 dentri con il power meter trasferito dalla M1 alla M2. Il telescopico Noyep Podium Carbon di solo 80 mm di escursione, ma per me più che sufficienti. L'escursione ridotta ne riduce anche il peso, infatti pesa solo 150 grammi. Il manubrio è un'unità unica, quindi non abbiamo l'attacco manubrio, ma è tutto integrato. È un Bike Head Unit 66 in carbonio con attacco Garmin incorporato. Le ruote, come detto, le ho trasferite dalla M1 alla M2, sono Duke Lucky Jack SLS in carbonio con mozzi Newman. Le gomme Schwalbe Racing Rail anteriore e Ralph al posteriore, 29 pollici per 2.25 di sezione, sono delle gomme molto valide che avevo in garage da un po' di tempo e che devo fare fuori. Il problema è che dopo aver corso la Four Islands con una gomma Pirelli con sezione da 2.4, una gomma di cui non posso ancora parlarvi perché è ancora sotto embargo, i dettagli ve li darò più avanti. Ebbene, dopo aver passato ore e ore a guardare un 2.4 di sezione, ora la sezione 2.25 mi risulta un pochettino piccola e ballerina. Per il momento la tengo, la faccio fuori e poi vedrò cosa montare. La sella è una Sella Italia SL Kit Carbonio Flow da 125 grammi. Il disegno così come la struttura sono completamente diversi rispetto alla sella montata sulla M1. Comunque su questa sella mi sono trovato da subito un gran bene. Il peso della bici con pedali SPD a gancio rapido Shimano XTR montati e gomme con dentro il liquido sigillante è di 10.2 kg. Leggermente inferiore alla M1, dove il peso era di 10.4 grammi. Le sensazioni di guida. La bici è indubbiamente molto veloce. Ho spinto un pochino. Le impressioni su questa bici, è una bici velocissima. Ci sto mettendo un po' ad abituarmi alle nuove geometrie. Qui risulta più distesa la postura perché la bicicletta è più lunga, però è velocissima in discesa. Non solo, anche nelle fasi di rilancio qua, se spingete la bicicletta parte. Un po' di problemi iniziali nel capire la posizione e la postura su questa bicicletta, perché come detto le geometrie sono completamente diverse. Mi ci vorrà un po' di tempo per adattarmi. Ho percorso 150 km fino ad ora ed ogni volta che ci salgo in sella mi trovo sempre un po' spaesato rispetto alla M1. Ci vorrà del tempo. La trasmissione elettronica, anche quella devo abituarmi un poco. È molto sensibile, rischiate a volte di cambiare la posizione della mano sulla manopola e zic, toccate inavvertitamente il manettino del cambio e vi cambia il rapporto. Quindi sono piccoli dettagli e devo ancora prendere le misure, che però col tempo ci si andrà a abituare. Freni XTR eccezionali, le ruote le avevo già, le gomme, come detto, la sezione da 2.25 ora mi risulta un po' piccolina. Andrò a cambiarla con 1, 2, 3 non appena finirò queste gomme. Manubrio mi piace tantissimo, eccezionale,
così aerodinamico, con questo supporto del Garmin che è attaccato al manubrio, particolare proprio di questo manubrio. La SID è una gran bella forcella, leggerissima, così come l'ammortizzatore. Devo fare un fine tuning perché mi risulta un po' troppo morbida, in salita soprattutto, mi crea quell'effetto bobbing quando spingete che la bici rimbalza un pochettino, sobbalza, e questo non mi piace. Preferisco una sospensione leggermente più dura in salita, che deve ammortizzare sulle rocce, i sassi, ma non deve affondare, quindi devo pompare un po' d'aria, regolare il rebound, ma dopo questo penso che il settaggio sarà perfetto. Il manubrio volevo precisare che non viene via di serie, cioè non ve lo monta di serie, è un optional in più che dovete richiedere. Bene, con questo è tutto, non mi rimane che spremerla, e con questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!